Quanti anni hai iniziato? Avevo circa 12 anni, 12-13 anni più o meno, ho iniziato questo gioco. Cioè, vedendo altra gente grande giocare, mi sono appassionato e ci ho provato. Ero piccolo, 12 anni, ci ho provato la prima volta e andando avanti mi è sempre piaciuto di più. E quindi man mano poi ho imparato sempre meglio e ogni tanto continuo ancora a giocare. Ok, cos'è che ti piace di più questo gioco? Lo stare insieme soprattutto, cioè stare con gli amici, divertirsi insieme con gli amici, cioè quella è la cosa bella, diciamo, per me di questo gioco. Tu sei di San Mauro? Sì, sono di San Ok, Mauro, sì. il tuo nome? Andrea. E tu raccontami invece, tu ti chiami? Sono Vito. Vito, allora, anche tu quando hai iniziato? Sì, eravamo piccoli, poi noi siamo amici da sempre, quindi ci si incontrava nelle cantine o in piazza e diciamo si guardavano questi giochi, perché non provarci anche noi? E poi comunque sono giochi che ti prendono e quindi l'adrenalina che ti dà questo gioco è forte e quindi è stato subito una passione a prima vista. E quante volte lo giocate? Oltre, vabbè, il campionato che c'è. Sì, diciamo che la maggior parte delle volte, diciamo, è l'inverno dove fa più freddo fuori e quindi ci riuniamo tutti nelle cantine tra il mangiare, il bere, scherzare, parlare, ci finisce sempre a fare il gioco della morte. Sentite, ci sono ragazze che giocano? Ragazze, sì, c'è qualcuna, però diciamo, o non hanno quell'incipit. Sì, c'è Più qualcuna, sì, ragazzi, più ragazzi, c'è ma non qualcuna. avete mai provato a coinvolgerle? Sì, abbiamo coinvolte qualche volta. Sì, giusto tra amici così, Però diciamo che niente non di. sono tanto portate verso quel gioco lì. Ok, vi ringrazio. Grazie a voi.